Marijuana all'Isola dei Famosi, coinvolto anche Stefano? Stefano De Martino sarebbe stato coinvolto nello scandalo sulla marijuana che ha investito Monte? La smentita su Oggi. Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi, ha rischiato di essere coinvolto nello scandalo che ha investito Francesco Monte, accusato da Eva Anger, video, di aver fumato marijuana sull'isola. Tra Francesco e Stefano, ex cognati, che è stato sempre un buon rapporto, ma da qui a dire che anche il ballerino avrebbe fumato ce ne vuole. A diffondere la notizia dell'estraneità ai fatti di De Martino, il settimanale Oggi che ha riportato il testo di una telefonata fatta a cuore e aperto dal ballerino di Amici alla conduttrice Alessia Marcuzzi. Stefano ha dichiarato di non c'entrare nulla con la vicenda e va sottolineato che nemmeno contro Francesco Monte sono state trovate delle prove che attestino l'uso di marijuana da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne. La vicenda, però, continua a suscitare polemiche, mentre Striscia la Notizia ha reperito la testimonianza di una naufraga sulla vicenda. Vediamo di chi si tratta e cosa ha dichiarato la ragazza in questione in merito al presunto uso di droga sull'isola. Chiara Nasti ha confermato l'uso di marijuana da parte di Francesco Monte? Cancelletto Chiara Nasti, fashion blogger partenopea che ha deciso di ritirarsi dal reality L'Isola dei Famosi, come testimoniato da Striscia la Notizia, è stata registrata da una terza persona mentre confermava l'uso di marijuana da parte di Francesco Monte. La ragazza, il cui audio registrato è stato posto all'attenzione della Marcuzzi, ha confermato le accuse della Anger, durante un dialogo con il marito di quest'ultima, Massimiliano Caroletti. L'ex naufraga ha rivelato anche che a fumare, assieme a Monte, sarebbe stato Marco Ferri, video virgola e inoltre, Nadia Rinaldi, a detta della ragazza, si sarebbe lamentata per essersi svegliata molto stordita. Insomma, le dichiarazioni della fashion blogger rischiano di buttare benzina sul fuoco, mentre la stessa ha affermato di non voler essere coinvolta nella polemica. La Nasti ha dichiarato anche che tutti i naufraghi hanno rischiato di andare in carcere, per aver viaggiato per 40 minuti con un pacchetto di droga in auto. In Honduras, infatti, sono previsti fino a 12 anni di reclusione se si viene sorpresi in possesso di droga. Striscia la Notizia ha diffuso tali dichiarazioni, volendo far luce su quanto accaduto durante il reality. La trasmissione di Antonio Ricci ha affrontato spesso l'argomento, mettendo a confronto diverse testimonianze.